Ciao, buongiorno, benvenuto in un nuovo video della playlist Hiking for Dummies. Benissimo, oggi parliamo di questo, del cordino da ghiacciaio. O meglio, facciamo un ripasso su come costruire il cordino da ghiacciaio. Un video che mi è stato chiesto, la maggior parte infatti dei video che trovi su questo canale sono infatti dei consigli delle persone che commentano, degli iscritti eccetera. Per vedere bene come si costruisce il cordino da ghiacciaio do la linea al nonno che si trova nella sua soffitta e in effetti il cordino si prepara a casa. La linea al nonno nella sua soffitta. Benvenuto nella soffitta del nonno. Qui abbiamo il cordino da ghiacciaio già fatto, quello che avete visto nel video. E questo è il cordino in cui oggi faremo esempio, o meglio ripasso, perché in realtà si tratta di un ripasso che serve anche a me. In descrizione troverai tutti i punti essenziali di questo procedimento. Il cordino deve avere una lunghezza minima di 3,5 metri. Ne prendiamo un'estremità e facciamo una piccola asola. Eccola qua. Per rendere il video più comprensibile possibile, faccio la comparazione con questo cordino che ho già fatto. Praticamente, quando avete fatto l'asolina qua, a circa 40 cm bisogna fare un'altra asola in questo punto qua. Successivamente prendo l'altro capo, devo fare in modo di chiudere il cordino formando un anello svincolabile. Eccolo qua. Bene, ora c'è il passaggio più difficile e mi aiuto con un piede. Metto il piede tra un'asola e l'altra. Il nodo mi deve stare da un lato esterno, questo mi facilita i passaggi successivi.